Il traguardo di 1000 interventi è un grosso traguardo perché dovete immaginare il lavoro che c'è dietro di controllo dei pazienti, di visita, del reclutamento dei pazienti che devono essere operati, e in questo devo ringraziare i miei collaboratori, sia medici che infermieri, perché è un'organizzazione di tutti i percorsi che prevedono la gestione dei pazienti, la selezione e l'utilizzo della sala operatoria, che è il vero collo di bottiglia dove i reparti chirurgici si fermano. E il traguardo dei 1000 interventi è un traguardo quantitativo importante, perché noi ci rivolgiamo a tutta la regione Marche, quindi non sono solo pazienti della provincia di Pesaro, ma il 35% è del resto delle Marche e il 7% è pazienti di fuori regione, quindi è un'attrattività importante. D'altra parte Newsweek ci ha riconosciuto nella classifica che negli ultimi 4 anni ha fatto dei 150 migliori centri al mondo, noi siamo in seconda posizione in Italia e comunque dentro questa classifica dei 150 migliori centri di neurochirurgia del mondo. Di interventi molto complessi per quanto riguarda i tumori cerebrali, ma anche interventi sulla colonna, dei quali siamo molto orgogliosi e che cercheremo di crescere ulteriormente in modo tale che laddove c'è necessità la gente possa rivolgersi a questa struttura. Sì, questo reparto diretto dal dottor Morabito è un'eccellenza vera, 1000 interventi, di cui molti per tumore al cervello, rappresenta icasticamente la sanità di eccellenza di una regione e di un paese. Poi ci sono anche altre lacune, ci sono dei problemi, ma naturalmente il dottor Morabito ha uno staff che riesce a garantire un numero così alto di prestazioni pur con le difficoltà che il paese attraversa per la carenza di medici, tetto di spesa, eccetera.